Tutti e benvenuti al nostro appuntamento della domenica mattina con Farming Simulator 22 nella mappa Zappaland. Eccoci qua. Allora, ragazzi, approfitto come sempre per Allora, ragazzi. ringraziare. Approfitto come sempre per Allora, ragazzi. ringraziare. Approfitto come sempre. Dicevo, approfitto come sempre per ringraziare tutti quanti voi che state seguendo questa serie e i numeri parlano chiaro anche su YouTube. Ovviamente il primo ringraziamento va fatto all'amico La Zappa Assorta, il presidentissimo. Aie, aie, aie. Allora, vediamo un attimino come siamo messi. Allora, contratti. Allora, ne abbiamo giusto giusto due contrattini da fare. Oh, capparaggino. Allora, switchiamo. Ecco qua. L'ultima volta stavamo. L'ultima volta stavamo qua e stiamo continuando sta missione. Alla ricerca degli Everons. Oh yes, oh yes. E tuts e tuts. Ah, prima che mi dimentico, fammi attivare la chat vocale. Ecco qua, perfetto. Salva partita. Ok, eccoci qua. Allora accendiamo la macchina. Natu calmo. Natu calmo. Bonjour à tous et bienvenue à notre rendez-vous du dimanche matin avec Café Infarm, naturellement sur la map Zappaland. Nous sommes en train de continuer notre mission pour gagner l'argent. Un peu de voilà. Hi everyone, welcome to our appointment of the week of the Sunday morning with Cafe Farm. Here, always on the Zappaland map. Oh yes, oh yes. Vi do il bentornato, ovviamente, ne approfitto come sempre per ringraziare tutti quanti voi che avete seguito la replica e come sempre tutti voi che vi iscrivete al canale quando sono offline. So I want to say thank you so much everyone for following the channel while I am offline, while I am in run. Rerun, thank you so much. Alors, je veux remercier vous tous que vous inscrivez. Pardon, pardonnez-moi mon mauvais français. À vous que vous inscrivez à mon canal quand je suis pas en direct. À vous, un spécial merci. Quasi qua, quest'ultimo tratto lo farei. Sì. Almeno qua che
un po' più complicatuccio. Naturalmente questa mappa è stata creata dall'amico e gran maestro La Zappa Assorta, che saluto e ringrazio come sempre per aver creato questa bella mappetta, per aver fatto una bella farm, insomma, che vi porto anche a vedere. Cresce proprio tutto 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 a livello anche di allevamento, ecco. Poi pian piano stiamo cercando di far crescere anche l'azienda qua. Siamo in attivo, ovviamente. Ottimo ed abbondante, direi. Willa Sarra Gippen, buongiorno. Ragazzi, fate un applauso a Sarra Gipp, anche se siamo i primi. Oh Sarra Gipp, oh Sarra Gipp, oh Sarra Gipp, oh Sarra Gipp, ben nutrato. E copparreggio, copparreggio, legge simuleto, simuleto, quando guida ce fa caputta. Ottimo, fammi sapere se riesci ad entrare, che almeno così vado per esclusione, perché ieri con Ale pure abbiamo trovato un bel po' di difficoltà in questi giorni. Pure io volevo entrare nella sua partita, ma anzi no, scusami, ieri con Fern, Fernbus, sì, mi sono confuso. E Ale poi l'altro giorno pure la stessa cosa. Willa Checco, buongiorno. Facciamo un po' di shootout. Punto esclamativo inno zappa. Però mi sa che devo cambiare il comando. Devo mettere anche quello là. Eccoci qua. Ragazzuoli, buongiorno a tutti e buona carica caffeina fatta. La zappa sto morta, la zappa sto morta, la zappa sto morta. Maurizio, Max, lui c'è. Oh yes, oh yes. Tutto bene, carissimo Checco, come stai? Esatto, yes, yes. Detto proprio con grande convinzione. Come stai anche tu? Buona domenica, buongiorno. E anche voi mi sa che vi siete svegliati con con un'oretta di anticipo. Anche voi col fuso orario vi siete svegliati. Stamattina è cambiato l'orario, no, dai. E quindi ci vuole doppia carica caffeina. Ma veramente ci vuole una doppia carica caffeina qua, ragazzi. Wii! Moreno, Moreno, Morenoschi. Oh yes, oh yes. Applausi. Moreno, Moreno. Ehi, questo corre. Annecce. E questo quando corre vuol dire che non è stata abbassata. Moreno, anche tu hai fatto carica caffeina? E quindi pure tu. Stamattina ho detto, ieri sera in realtà, ho detto fammi mettere la sveglia perché va a finire che domani mattina mi sveglio che sono le 10. Ho detto, mamma mia, come faccio? Ho messo la sveglia alle 9 e mezza, cioè ora di oggi. E alla fine poi alle 8 e mezza, ora di oggi,
Mi sono svegliato. Grazie, che grazie. Me la cavicchio. Ottimo. Allora dovrebbe uscire dopodomani, se non ricordo male, giusto? Dici un pochettino quando esce, così almeno. Gianne86 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Gianne86, benvenuto nel canale, benvenuto nella gabbia dei matti. Buona carica caffeina a te e buona domenica. Da dove digiti, Gianne? Gian? Sei italiano? Bienvenue Gian 86, bienvenue de la direct, bienvenue del canal. Bonjour à toi, bon dimanche. Voilà. T'es français? Hi Jan 86, welcome to the channel, thank you for the follow. Do you speak English? Are you Italian? Sì, napoletano. Gian. Che ne sacci? Moreno è il capoccione. È il master streamer. Ragazzi, ditemi una cosa. Ma voi sapete che ore sono in questo momento? Non guardate l'orologio, eh? Anzi, sicuramente qualcuno di voi si sarà dimenticato di fare qualcosa sull'orologio. Andiamo un po', chat, ditemi un po' che ore sono. Vediamo se siete stati attenti. Oggi è l'ultimo giorno della settimana. Quindi per te oggi e domani pausa, giusto? Come me del resto. Il pomeriggio, la domenica come pomeriggio solitamente. Da dedica a me, oppure magari vado a fare un po' di compagnia. Casi sporadici a qualche amico o qualche amica streamer. Ah, quindi hai anticipato il giorno del riposo. Ho capito, hai sorseggiato un bel caffè moreno e il sonno viene meno. Oh yes, oh yes. Caffè patacca, il caffè che spacca. I nostri due sponsor. Bevi il caffè moreno e il sonno viene meno. Oh yes, oh yes. Trasporti Fernbus e vai ovunque, fai il liscia bus, arrivi in America, arrivi in Spagna e arrivi nell'Inghilterra, oh yes, oh yes, e fai viaggi più economici, mi trovi solo da Fernbus 08. Un esempio, un viaggio per andare da casa tua a casa del tuo amico, solo 10.000 euro. Pagabili in comode rate da 1000 euro al mese più interessi a tasso 11. No ragazzi, Fernbus è un gran signore, ragazzi. Approfitto anche per salutare Fernbus, gli facciamo pure uno shootout così. Oh yes, oh yes. Ecco qua, così. Ah, Bus Simulator. Caspiterino, cosa mi sono perso ieri. Devo andare a vedere il video, ragazzi. Wow, mi sono perso. A parte che Fernbus è un personaggio, è veramente divertente. Ma Fernbus su Bus Simulator, ragazzi, vi consiglio di andarlo a vedere il video, perché mi fa morire dalle risate. E ovviamente vi aspetto venerdì sera, sarò ospite in un famoso canale
di un certo Morino, non faccio nomi, sarà ospite nella sua mappuccia, quella là, e poi ovviamente ci saranno tanti amici come DJ Sassi alla console, DJ Sassi, DJ Overdub, DJ Sassi, e poi ci sarà anche Gioppi, ci sarà ovviamente Yeah, e ci sarà, e se Yeah riesce ad entrare, e naturalmente ci sarà il capo, il fattore principale che si chiama Moreno. Applausi. Ah, oh, Gian, buongiorno. Grazie per il follow ancora. Benvenuto in questa gabbia dei matti. Ah, che zona della Toscana, che provincia? Io in Toscana ci ho lavorato per 2 anni, nella provincia di Siena, che mi sta nel cuore, ma ogni regione nella quale sono stato, ci ho lavorato o sono stato ospitato, mi è rimasta nel cuore. Diciamolo pure che l'Italia tutta, ecco, sta rindo cuore mio. Ah, Prato, ci sono stato. Quindi siamo a Firenze, se non ricordo male. Bella, ragazzi. Bella la Toscana. Andatela a visitare. Visitate l'Italia. Perché non avete idea di quanti bei posti ci abbiamo, ragazzi. Io non so se si senti, ma io invece in questo momento vi sto parlando da Napoli Nord. Stavo per dire Milano Nord, però vabbè, mi sono bruciata la battuta. Comunque sì, sono partenopeo. Sì, provincia di Napoli. Mi trovo nell'area fra Caserta e Napoli, quindi è una vasta area. Gianni, hai fatto anche tu carica caffeina o solitamente la mattina prendi altro, tipo cappuccio, brioche? Non ti preoccupare, approfitta perché c'è zio Moreno qua che paga. E allora offriamogli un bel caffè, bello forte forte, al nostro caffè patacca, il caffè che spacca. Tempismo perfetto. Ui, Pitti, buongiorno. E allora facciamo anche Monsieur Pitti, bonjour. Grazie per essere entrato in Lives. Oh yes, oh yes, come dice il nostro mitico super maestro. Buongiorno e buona carica caffeina. Oh, abbiamo risparmiato anche qualche sacchettino di semi qua. Caffè amaro, buono buono, ottimo ottimo, ragazzi. Allora offriamo anche il caffè Moreno e il sonno viene meno, lo offriamo a Gianni 86, che è il nostro nuovo amico direttamente dalla Toscana. Ragazzi, come sempre mi raccomando, seguitelo o seguiteci, seguitevi, così diamoci una mano, così almeno ci facciamo anche un po' di zappaland, ok, di qua, così a noi streamer un po' più piccolini ci diamo una meno. Perché l'ho suonato io prima, mi sa. Devi aspettare, perché mi pare dopo 30 secondi ti fa praticamente usare l'altro sound alert.
Gianne, comunque non facci caso. Devi sapere che noi siamo un po' pazzerelli qua, la domenica mattina. Cerchiamo di prenderci questo aperitivo qua a barra caffè. Esatto. Caffè Patacca, il caffè che spacca. Il famosissimo caffè Patacca. Sponsor ufficiale di questa diretta. Che ancora dobbiamo vedere. Una tazzina di caffè, ovviamente il caffè Patacca è di Super Macho King, ma noi abbiamo anche il caffè Moreno e il sonno viene meno. Oh yes, oh yes. Ragazzi, ovviamente se volete ragazzi, potete, gli iscritti al canale possono entrare in partita, ma ovviamente bisogna però ovviamente avere almeno 15 anni di età, e quindi poi potete avete libero accesso. In questo momento mi trovo in crossplay, sperando che i server qua stiano funzionando un'altra volta, perché ultimamente i server hanno dato un po' di problemi, e quindi qua in multiplayer siamo un po', come dire, un pochettino così. Ayesha, yesh. Anakosh, 15 anni, capitti? Quando li compi, poi devi portare prima le paste, devi prima portare i dolcini. Vabbè, non ti preoccupare, il dolcino te lo offre zio Dab qua. Ehi. 15 anni è un giorno, 15 anni è un mese. Che può fare la differenza. Comunque ragazzi, anche Pitti, anche lui, ragazzi, sta finalmente, dico finalmente, streamando. Applausi! Ci siamo riusciti, secondo me, non tanto io, ma secondo me le principesse di casa, che dicevano: "Papi, ma c'è l'inno del canale, che fai? Non vai in live?" E allora, giustamente, le principesse stanno che hanno fatto: "E dai, papi, e dai, papi." Alla fine ha detto: "Vabbè." Eh? È più o meno così la situation. Ai. Wow, addirittura. Ah, ecco perché ho capito. Avevi giustamente, dici, io c'ho l'inno del canale, che faccio? Mo non vado in live. Ah, ci siamo riusciti allora alla fine, ottimo. Allora, vediamo un attimo in che stato sta sto mezzo, perché... Ah, questo è il mezzo, un trattore vecchiotto, preso molto molto usato e molto usurato. Via. Un po' wunderbar, e infatti allora 8000 8000 8000, vediamo se c'è qualcosa di usato. E ragazzi, ragazzi, O sarraggi, 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 o sarraggi,
Jeepen. Ja, Saga Jeepen. Giustamente ci ha ricordato che c'è anche il mitico Sara Jeepen. Allora, vediamo un po'. 250, no, troppo. 999, no. No. Ho usato. C'è questo, ma è piccolino. Noleggio, ok. Babbo, andiamo a fare sta missioncina qui. Ma vi siete dati buongiorno a vicenda, ragazzi. Facciamo così, scriviamo buongiorno in chat, così almeno chi ci sta guardando anche in replica qui su Twitch e su YouTube diranno: ma guarda un po' questi come sono arzilli la mattina. Scrivete, scrivete ciao. Facciamo vedere un po' che siamo tutti belli pronti. ASMR, ragazzi, una categoria particolare, questo dobbiamo dirlo. Io al massimo, aspettate, ma facciamo un po' di ASMR. Non lo fare, Pitti, non lo fare, che la tua moglie ti caccia di casa. Fidati, non lo fare. Un saluto alla signora Pitti. Salutiamo tutti la signora Pitti. Signora, lasciatecela ancora un pochettino al maritozzo. E a proposito di maritozzo, saluto anche la Chiara Error 404, anche la nostra Manuela del Drago, la nostra Morven, la nostra Alice, poi chi altro c'è, un'altra amica, chi altro è, ma mi sono scordato, qualcuno dice zio Tab non mi ha salutato. E ovviamente un saluto a tutte le amiche del canale, magari a tutte coloro che seguono questo pazzo canale. Sulle mani. Dimmi a quant'è chi vai in live e te? Sulle manine, oh yes, oh yes, yes sir, et oui monsieur, les jeux sont faits, rien va plus. Comunque mi sa, Pitti, a proposito, ma questa suoneria poi le date alle principesse di casa, così magari ogni tanto si mettono col cellulare e te la fanno riascoltare fino a che vai a dormire. Ah, buono, buono. Si sono svegliate con Pitti, dai, immagino. Ah, ecco. Ma almeno, dimmi una cosa, ma secondo me le tue figliole, le principesse, l'hanno messo, se accenni il cellulare, l'hanno messo come suoneria questa qua, o sbaglio? Dio, questa è la canzone del papi o del babbo? Sì, è lui. Wow, Pitti, wow, tu conosci a Pitti? Ma voi siete le figlie di Pitti? Sì, siamo le principesse di Pitti, che è ben diverso. Umanama pacchetto.
Immagino la mattina, il pittica sta tutto bello tranquillo, le principesse si svegliano e mettono subito la canzoncina. Pitti dai, quando ci vai là, dici non ce la faccio più. Ok, Morino, stasera sicuramente vengo a farmi una facciatina nei vari canali, un po' come solitamente faccio. Pitti dai, quando ce fai là. E ovviamente invece a Gippo, quando va al lavoro, quando lo chiamano, come suoneria sul telefono gli hanno messo Sarra Gippo. Oh, Sarra Gippo, tenen un trattore. Abbiamo recuperato le spese del gasolio con questa missioncina qua e tuts e tuts. Ja, ovviamente. Ah, GTA. GTA. GTA su province che faci il... Ron Plain, se non mi sbaglio, provincia di Veroni. Ottimo, ottimo ed abbondanti. C'è quindi di originale nel gioco, c'è rimasto giusto il nome. Rullo richiesto. Allora qua quasi visto che mi trovo, mi faccio già una passatina di fertilizzante qua. Mi sa che devo fare una bella lavata a questo mezzo, eh? Che dite, lo laviamo il mezzo, ragazzi? Oh yes, oh yes. Vediamo un po', se volete che io lavi il mezzo, scrivete in chat oh yes, oh yes. Ok, buona carica caffeina a te. E mi raccomando, il solito caffè, quello buono. Caffè patacca, il caffè che spacca. Esattamente, oh yes, oh yes. Allora qua... Pitti ha detto che va lavato il mezzo, quindi andiamo un po'. Ci sono anche gli altri amici e amiche in chat, ovviamente. Non vi preoccupate, non si paga. Non si paga, come dicono a Praga, non si paga il chattos. E scrittos non si paga, quindi comandate voi la lives e tuts e tuts. Con il mouse, con la tastiera, con il microfono, ciao. Con la webcam, con le casse, con il monitor, pitti ciao. Moreno. Ma io sono fonte di ispirazione, per capisci a me. Tu mi capisci? Eh? Grazie. è così buono. Comunque poi anche per te arriverà l'inno del canale di Morino e ne vedremo delle belle. Ho già una mezza idea, però sto ancora elaborando. Ovviamente la devo fare a Coviros e Morven, la devo fare ad Aiea Aiea, ovvero al canale di Aleasso Alegragia o Alegragia Aiea Aiea. E piano piano arriverà anche il tuo momento, Morino. E lì sì che forse chissà cosa riuscirà a partorire.
potrei fare anche qualcosa di particolare che non ho mai fatto. E mi sa che forse questi sound alert qua saranno particolari. Molto, ma molto particolari. Oh yes, oh yes. Ragazzi, ovviamente quando arriva la pubblicità, voi scrivetelo in chat, scrivete pubblicità che poi riprendo a parlare quando rientrate. Anche se sono discorsi, come dire, non particolarmente impegnativi, però ecco, almeno Zio Dab si preoccupa un pochettino di coloro che lo sostengono guardando le pubblicità. Quindi, a proposito di pubblicità, se dovesse ipoteticamente arrivare la pubblicità, noi ci create canale, così almeno Zio Dab gli fate guadagnare qualche centesimo. E ovviamente, quando tornate, poi Zio Dab si blocca quando scriverete pubblicità e poi rientrato. E allora continuiamo il nostro discorso. Stavamo dicendo che volevamo comprare le patate e le cipolle, nei tubi cipolle. E mi sa che su questo campetto ho fatto un lavoro, una mezza zuzza. Infatti, ah, ecco perché mi dice di passare il rullo. Ci sono le pietre. Hai capito? Ya, mo ho capito. Lasciato qualcosa, mi sa, vero? Sì, oui. Come dicono gli amici toscani, ragazzi, oui. Oui, ho lasciato un po' di cose. E un saluto al mitico Gian, non so se è ancora in chat. Comunque, Gian, massimo rispetto, ovviamente. Quasi scherza, ma ovviamente lo si fa sempre con il massimo rispetto. Oh yes, oh yes. Intanto sorseggiamo. Sì, credo di sì, solo che quando fai l'host in automatico non mi avvisa. Però mi mette comunque, mi dà la, nelle percentuali mi dice l'host. Mi pare di sì. Comunque non ti preoccupi, tanto anche io quanto posso faccio l'oste, portaci un altro litro che noi ce lo beviamo, che non è il vino ma il caffè patacca. Wow, ragazzi, un litro di caffè patacca e un litro di caffè moreno, il sonno lo toglie proprio all'infinito. Vish. Thank you Morino, anche io lo faccio, però siccome a volte ho notato che il mio Twitch qua ogni tanto un po' di capricci. Wila, ragazzi, c'è il nostro ragazzi, facciamo un bel asciuttottino al mitico ha fatto l'ASMR stamattina Ale. Non oso immaginare. Ale, ma per caso anche tu hai fatto oppure caspiderina, hai fatto una lunga, ha fatto freddo allora stanotte.
Mamma mia. Quindi stanotte non hai dormito per tenere acceso il camino, se ho ben capito. Ho messo proprio, come si dice a Napoli, a punto di curtillo questa seminatrice qua. Messo proprio male. Vabbè, poi me la aggiusto. Allora, abbiamo detto, allora hanno votato The Shaquishon Mezzition, quindi laviamo mezzo. Comunque ragazzi, la vaga impressione che ci sia, per quel che riguarda farming, ci sia un problema generale su multiplayer, perché Allen per il momento pare che non sei l'unico che sta avendo il problema anche per scaricare le mod, perché se non mi sbaglio anche Gippen sta provando a scaricare le mod, ma non riesce a fare nada. Gippo però, secondo me, se le scarichi direttamente dal mod hub, forse fai prima. Infatti, allora, però fammi vedere un attimo una cosa, se posso seminare, piantare qualcosa. Frumento o orzo, frumento oppure orzo. Chat, allora mo apriamo un sondaggio. Allora, sondaggio. Piantiamo. Orzo o frumento? Ok ragazzi, allora votate, così mi dite cosa devo piantare, almeno così inizio a fare qualche uso. Cari sviluppatori di farming, cercate di risolvere questo problema con i multiplayer, perché diciamo è un po' frustrante, o magari come fanno altre piattaforme, altri sviluppatori, che quando si apre il gioco e si va nella sezione multiplayer appare un bel pop-up dove vi dice che ci sono manutenzioni sui server in corso, o magari create un canale, utilizzate il canale di Discord, quindi il vostro server, per comunicare anche se ci sono manutenzioni. Please, 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 developers of Farming Simulator 22, please advise us when the servers are in maintenance. Please, please, please let us know using Discord channel or something like that, using for example a Twitter. Thank you so much, but because this is very frustrating for us, for streamers. Allora, nel frattempo, non so se c'è ancora Gian86, mi porto a vedere anche un po' la chattes. Scusate, la chattes, la farm, per chi non l'avesse visto. Allora, Pucurellas, questo ovviamente l'ha creato il gran maestro, la Zappa Assorta, che adesso
Vi metto il link. Ok, quindi la chat ha votato Orzo OK. Allora facciamo uno shootout al mitico maestro La Zappa Storta, così lo ringraziamo ancora un'altra volta, ovviamente per il tempo che ha donato nel creare questa mappa. Quindi Pucurellas, Gallonellas, che Gallonellas qua stanno facendo il primo pallet di uova della storia. Abbiamo poi le serre in produzione. A proposito, fammi vedere un attimo se ci vuole qualcosa. E vabbè, Ale, non preoccuparti tanto. L'importante è che stai bene, poi tutto il resto. Non ti preoccupare. Allora, qua abbiamo anche il mulino, perfetto. Allora, l'acqua c'è, mi pare, no? Sì, c'è il pieno, ok. Ale, guarda, anche qui, fragoline. Poi andiamo sulla parte superiore, cioè abbiamo il trigger del miele. E ragazzi, qua ci abbiamo la mega stalla con le nostre mucche qua. Si lamenta. Mi stanno salutando. Buongiorno, tutto a posto? Ciao, ciao. Tutto a posto, sì. E mi fa la linguaccia. Tutto a posto a te? Sì, è buono, è buono. È buono. Sto mangiando assai. Grazie, capo, grazie. A disposizione. A posto, lo dè. Tutto bene. Sto controllando. Questa è l'aspirapolvere sta facendo. No, non si fa. ragazzi. Oh, concime. Bio, bio, bio. Qua, questi sono i lavori che abbiamo fatto insieme a Macho King, insieme a Leasso, insieme a Chippen, insieme a Luciano, insieme a Pitti nelle puntate precedenti, insieme anche ad Alice, a Michele. Insomma, abbiamo fatto un bel po' di lavoretti. E qua infine, ragazzuoli, abbiamo naturalmente la stalletta per i maialoschi e poi le nostre apine qua che ci danno tanto miele. Oh yes, oh yes. Allora, adesso quindi andiamo a piantare, come abbiamo detto, e come la chat ha votato, andiamo a piantare l'orzo nel campo 4. Quaccio. E Amus, un saluto ovviamente anche agli amici siciliani, pugliesi, in particolare l'amico Cirillo 1974, se non ricordo male. Cirillo, qua è zacca a faticare. No, non picca, ma mordu. Tra poco devo fare devo andare la signora. E vabbè. Ale, allora devi dare soddisfazione a tavola, eh? Mai come stavolta. Bisogna veramente darsi da fare. Quando è comodo, tu vedi. Lo sai, lo devo provare. Quindi hai detto che è un sito internet, cioè un'applicazione che fa sostituisce YouTube, no? Perché in realtà mi sa che ne ho sentito già parlare, forse è un'app che avrò visto, credo, eh. Ok, vabbè, tanto poi vado a dare un'occhiatino, come parlo stamattina. Vado a dare un'occhiatina. Come
Comunque poi ieri sera fra il giro dei canali che ho fatto mi sono fermato anche un po' da Coviros e Morven, dove c'era il Black Dog, poi c'era Chiara. Oltre a loro hanno portato Fantasmofobia, una cosa del genere. E veramente mi hanno fatto divertire. Ok, Morino. Ovviamente per chi mi conosce lo sa che quando ci sono diversi amici in chat, in live, cerco di andare un po' da tutti quanti, quindi è per questo che non sempre partecipo alla chat. Comunque con la presenza ci sta. Plasmofobia era una cosa tipo fantasma, non mi ricordo, può darsi pure che dire così. Comunque c'è il Black Dog, che è un altro amico toscano che è molto bravo su quel gioco, fa delle analisi molto scientifiche, si vede che gli garba tanto. Sono tutti quei titoli che all'apparenza sembrano banali, ma in realtà hanno la loro complessità. Scusate. A proposito, fammi fare uno shootout. Allora, facciamo il Black Dog era vediamo un po'. Ok, perfetto. Poi abbiamo, no, il Black Dog forse non è lui. Vabbè, poi lo facciamo a Chiara. E poi lo facciamo a Coviros e Morven, che sono una coppia di streamer molto bravi, molto divertenti, che vi invito come sempre a seguire loro, ma anche ovviamente a seguire e sostenere i vostri beniamini streamers. Allora, Coviros e Morven. Passatela a seguire, ovviamente. Ma lo shootout a Fanbus l'ho fatto. Ah, ok, allora faccio una guida breve. Allora, YouTube Denti serve per le copertine. Ah, ok, perfetto. Gli hashtag serve per la coppa di eventualmente video di copyright e tutto molto comodo. Inoltre, se c'è qualche errore in qualche titolo, serve anche per correggerlo in tempo breve. Insomma, eventualmente ci sono dei tutorial. Ok, ah, ottimo, devo provarlo perché ne avevo sentito parlare, però sai, quando non quando, diciamo, non è che se non sei interessato, diciamo che quando non è un articolo che non, lo vedi, però sai, non ci presti tanta attenzione, quindi è per questo che non ho dato la giusta importanza, ecco. Quindi poi me lo vado a vedere, interessante, soprattutto per le copertine, queste cose qua che almeno così ci fa risparmiare un pochettino di stress. Oh yes, oh yes. Sì, tanto tu sei moderatore, lo puoi mettere, sì.
Vai tranquillo. Anche perché qualcosa che può servire, che può servire a me, ma può servire anche a qualche altra persona. Bitly. Ah. Sì, no, lo conosco. È un serve per accorciare shorten. Una volta c'era Google che offriva questa opzione qua. Poi non so perché l'hanno eliminata, ed era comodissimo perché da Google direttamente si creava il link e lo trovavo anche direttamente. Ottimo, ottimo. Ma lo devo andare a vedere. Too bad. Comunque mi sa che nelle applicazioni l'avrò visto sta cosa, mi sa. Oh, Gianluca, carissimo. Buongiorno, Gianluca. Buongiorno, buona domenica e buona carica caffeina. Come stai innanzitutto? Tu mi sa che ti sei... Non hai fatto come me stamattina, che ti sei svegliato con il fuso orario ma ti sei svegliato direttamente con il ritmo biologico. Hai fatto bene, fatto. Questa mattina con la paura di... cioè con la paura, con il pensiero di... di non svegliarmi in tempo per la live, ho messo la sveglia, ho detto mezz'ora prima faccio carica caffeina veloce, un po' di riscaldamento voce e poi vado in live. Invece alla fine mi sono svegliato alle 8:30, cioè alle 7:30. Mo andremo avanti ancora per un po' di settimane, direi, però prima questo è l'orario ed andremo a fare sempre il confronto con l'orario di prima. Poi una volta che sono passate quelle 2 settimane che ci siamo abituati, non diciamo più niente, che ci abituiamo a quell'orario e poi torna un altro atto inverno. Gianluca, Farming Simulator 22, e beh, qua diciamo che la maggior parte portiamo un po' tutti quanti farming, anche se come ho notato nell'ultimo periodo sta un po' calando generalmente, ma è un calo fisiologico, quindi ci sta, perché comunque ragazzi mo escono le belle giornate, la primavera, e uno si va a fare la passeggiatina, queste cose qua, allora è buono, è buono. Mi raccomando, sostenete le piccole imprese, le piccole e medie imprese. Quindi comprate Made in Italy. Ah, già lui ha fatto maratona. Ma la faccia la miseria, c'è lui. Ma spero che tu abbia fatto una maratona, ma non lunghissima, che altrimenti non sei distrutto così. Porina. Grazie Ale. Buona continuazione, buona domenica. Saluta e ringrazio ancora la tua mamma per... le icone delle sub, e dille che se vuole fare un profilo pubblico per quel che riguarda i dipinti, i quadri su Instagram, io le faccio pubblicità su Fun, come si dice a Napoli, quindi passerà lo sponsor automaticamente. È il minimo che si possa fare
Bisogna assolutamente convincerla, Ale. Perché il potenziale è alto, fidati. Fidati che è così. Prova a dirglielo in napoletano, può darsi che nel napoletano ne passa. Anzi, ora faccio io l'appello. Signore, io sono l'amico. Ma fai la clip, poi gliela fai ascoltare, può darsi che ci ripensa. Signore, allora io vi voglio ringraziare perché avete dedicato tempo per fare l'icona e canco pu canale e vi volesse ricambiare, contraccambiare un gesto. E allora, signore, se voi facete un profilo, questo. Che l'ullaro facite per i quadri che voi facite, no? Che so opera d'arte. Un po' figli vostale, facciamo un po' di pubblicità e magari chissà, con grande galleria. Va chiama e dice: signore, cercattamo noi i quadri vostri. Tradotti in italiano. Ho chiesto alla signora del signore se voi create un profilo privato, ci farebbe enormemente piacere. Perché almeno io posso contraccambiare il gesto che avete fatto alle icone per il canale. Detto quindi, se magari aprite il profilo vostro di Instagram e lo mettete pubblico, un po' io, un po' Ale, vi facciamo io soprattutto tanta pubblicità, pure Ale, e magari chissà qualche galleria internazionale. Magari vedi le vostre opere d'arte e dici: ehi, quasi quasi, mo ci compriamo tutti i quadri della signora. Signora, perciò create un profilo pubblico, così poi posso contraccambiare il grande gesto che è stato fatto. E facciamo pure un applauso. Oh yes, non a me, ma ovviamente alla mamma di Ale, alla signora che le icone degli abbonati le ha fatte lei. Ciao Ale, grazie ancora, saluta la mamma e pure il papà, ovviamente, che altrimenti poi diceva con me, saluta mia moglie almeno. Allora, un saluto anche al papà di Ale. E diciamo un bella yeah anche per il papà di Ale. Buona carica a batteria, caro, anche se. Ah, quello Ale deve. Ah, ragazzi, ma quello Ale deve andare a preparare la pasta. Tac, ha ragione. Giusto, giusto. Mi ero un po' dimenticato. Ciao Ale. Grazie ancora, Buona preparazione. Oh, qua abbiamo anche il mezzo con la targa dedication al nostro amico Michele, che per gli amici di Twitch è conosciuto come El Mere. Ragazzi, anche qui sento un profumino. Mamma mia, voglio. Si sta aprendo una voragine nella pancia. A proposito, amici ed amiche che siete in chat, cosa mangerete di bello? Per chi prepara, cosa preparate? E per chi mangia, cosa prevede il menù? Oh yes, oh yes. E allora forza, dimmelo tu. Comunque, Gippo, mi sa che il problema è
Saranno sti server indasati qua. Lasagna a forno. Io qua non riesco a capire se il profumo che sento è qualcosa di salato o dolce, o magari dolce un po' salato, come cita una famosissima canzone di Enzo Ghinazzi in arte pupo, Gelato al cioccolato, che poi anche pop dance. Pasta a forno. Speriamo almeno che per mezzogiorno te l'ha scaricato qualcuno. Vedi che mi pare che c'erano anche dei aggiornamenti da fare. C'era il Fend. Vabbè, io le mod che c'avevo io. Qualche altra cosa. E se domani un altro sole il tuo corpo riscalderà, però domani un altro bacio, dimmi che sapore avrà. E se domani un pensiero di ciò che era ieri ti chiamerà. Wow ragazzi, mamma mia, cosa ho tirato fuori dal cascione. Che mi pare il 96 o il 97, articolo 31. Mamma mia ragazzi, un'eternità. J-Ax, DJJ. E allora, muoviti tranqui funky, segui zio dub sul tranqui funky, segui i legamenti con zio dub sul tranqui funky. Oye, oye. Ragazzi, la domenica mattina è così. Per chi fosse nuovo del canale, ovviamente. La domenica mattina capita sempre il momento di ispirazione qua. E si canticchiano anche dei pezzi musicali, brani musicali un po' più così, un po' più datati. SSD per colpa di GT è pienissimo. E di quanti giga è sto hard disk? Perché mi sa che devi usare un hard disk prettamente per GTA, come stanno le cose. Mamma mia. Beh, che tu hai messo un sacco di mod. A proposito di mod, poi sono andato a guardare la cartella delle mod di farming e ho visto che ho appena 2 giga di mod. Però poi ovviamente io utilizzo le cartelle diverse, cioè faccio il copia e incolla e poi elimino le mod che non mi servono. Praticamente c'ho le cartelle con le mod salvate per quando vado in multiplayer su altri, con gli altri amici, e quindi quando mi servono faccio copia e incolla e poi elimino al momento, anche perché altrimenti poi farming si siederebbe e mi direbbe: zio Dab, tu qua ci fai girare proprio un po' sotto Torquien. Ah, un terabyte, vabbè. Non è male. Vuol dire che solo per GTA devi prendere un hard disk da 750 gigabytes. Anzi, terabyte. 7 terabyte, che dici? Basteranno, Moreno, per il tuo GTA, per farlo girare in maniera corretta.
Speriamo che non vada in clipping, non vi preoccupate, ho aumentato io un pochettino il volume perché mi rendo conto che, ecco qua, quando mi riascolto nelle live, nelle repliche, cerco di correggere un po' gli errori che compio durante le live, anche a livello tecnico. Comunque ha dedicato alla fine un hard disk effettivamente meccanico dal punto di vista della conservazione dei dati, ottima. Però alcuni dischi possono rallentare parecchio il caricamento. Ci sono dei dischi meccanici performanti, ecco. Però, diciamo, l'installazione del sistema operativo su SSD rende più fluido anche il computer portatile meno performante. A proposito di computer portatile, Cippo, ma come sei collegato al router? Con il wifi o con il cavetto? Perché il wifi a volte è un po' così, un po' Valentino. Io qua ho collegato tutti i PC a filo tramite ovviamente delle power line, che sono degli scatolotti che vi permettono di cablare i computer sfruttando un coder, un decoder, encoding e decoding integrati in queste due scatolette che si collegano alla presa della corrente e senza praticamente dover passare i cavi nei corrugati, voi vi create la vostra rete LAN. E quindi non si hanno di grossi problemi. Ci sono di diversi tipi, epitipi, ci sono anche quelli lì che hanno la funzione del wifi integrato, quindi vi portano il segnale wifi sempre tramite la rete elettrica. Quindi non dovete andare ad apportare modifiche agli impianti, ed è comodo, molto comodo. Fidatevi ragazzi, fidatevi. Ovviamente devono essere collegati sullo stesso impianto e quindi se ad esempio la cantina non è collegata elettricamente direttamente all'impianto sopra, magari c'è un secondo contatore, allora bisogna portare una prolunga elettrica e quindi è come se noi portassimo un cavo LAN nella cantina piuttosto che nel garage. Chat, vi faccio una domanda molto molto difficile. Visto che la maggior parte di noi, diciamo così, portano contenuti di gioco in maniera impegnativa. C'è qualche gioco in particolare che vi rilassa, che vi diverte e che, ad esempio, ve lo tenete per svago? Scrivetemi un po' in chat qual è il vostro
E io vi dico, ad esempio il mio, che Heroes and Generals, per chi non lo conoscesse, è un gioco, diciamo così, che è basato sulle tre fazioni, è un gioco militare ovviamente, anche se di questi tempi non si avesse parlato. Comunque, su tre fazioni, la frazione statunitense, quella russa e quella tedesca, e ci sono anche diverse specializzazioni, armi di specializzazione, quindi carristi, paracadutisti, tutte queste cose qua, e mi diverto anche con quello là. È un po' come World of Tanks, abbastanza frenetico, e infatti l'adrenalina è molto molto alta. Oh yes, oh yes. E tuts e tuts. Oh yes, oh yes. E tuts e tuts. Saga Chippen, tiene un trattore e su Rencio Simulator, Lucifer ribalta. Oh yes, e tuts, aiea. Ma io qua il rullo, se non mi sbaglio, non ce l'ho, ragazzi. Non vorrei sbagliare, ma io qua su questa mappa il rullo non ce l'ho. Non ce l'ho il rullo. E guaglioni, non ho tengo rullo in coppa sta mappa qua. Quindi facciamo qua i semi sotto a terra. Dobbiamo interrare bene i semi, perché così aumenta, c'è un'alta probabilità di migliorare la semina. Approfitto anche per ringraziare Arvid ieri sera, anche per insomma per la bella serata, mi sono divertito, e insomma un sabato sera alternativo passato. E stasera si fa anche un bel saltino dal Moreno Nazionale. Anzi, facciamo 4 salti. Non te preoccupa, El Morenos, non te preoccupa, soy esos. La domingo mañana eres così en sí, non te preoccupas. Anche io a volte durante le live degli amici ogni tanto mi assento, quindi non te preoccupas, facci tutto quello che devi fare in maniera tranquilla e rilassata. Sui Mirel, buongiorno. Mirel 40. Oh yes, oh yes. Buongiorno Mirel. Buona carica caffeina anche a te. E soprattutto dici un po', stamattina ti sei svegliato o svegliata
con il fuso orario oppure con la sveglia, quindi come me magari ti sei svegliata con anticipo per paura di non svegliarti in orario. Dici un po', dici un po'. Io ho messo la sveglia alle 9:30 del con il fuso orario, ma ovviamente per paura di non iniziare la live in orario mi sono svegliato alle 7:30 e quindi non ho chiuso occhio. Tift, ah, anche Mirel gioca a Grand Tift come Moreno. Mirel, non so se conosci il nostro Moreno qua, è un altro bravissimo streamer. Poi in chat dovremo avere ancora Gippo, dovrebbe esserci Gianne 86, poi prima è passato a salutarci Zio Dab, tutto attaccato e tutto in minuscolo. Gippo, ah, ci è riuscito Gippo. E qua ci vuole questo sound alert qua. Esatto, con le pizze diventano due. Oh, eccolo qua, Chippen. Sarà Chippen entrato dentro server, ja? Gippo, se ti riesci ad attivare anche la chat vocale di gioco, sì, riusciamo a sentirci. Allora, nel frattempo fammi vedere un pochettino il rullo, se c'è un'offerta. Ovviamente no. 60.000 tratture per il momento niente. Allora, rullo, ecco qua, 41, 15.000 questo. Allora, questo è 6 metri, questo è 12 metri. All'inizio bisogna andare a risparmio, ragazzi. Quindi si prende questo qua. Ecco qua. Allora, vediamo se il Gippo è entrato. È ancora nell'anticamera. E quando Gippo entra in chat sarà Gippen. Vabbè Mirel, non preoccuparti, se non vuoi interagire non fa niente. Grazie ancora. Non ti sento. Hai messo non push to talk? Perché non si avvia proprio l'icona. Almeno che non hai spento il microfono. Se non ci riusciamo. Sì, ti sento. Buongiorno Gippen, ora ti libero un attimo. Allora, fammi ridurre un attimo il volume qua della musica, volume radio, chat vocale 100%, riesci a mettere al 100% il volume della chat? Vabbè, ho tolto la musica. Allora, Gippen, ah, è in farm. Allora, vediamo se è entrato, sì, promuovi al direttore. Te la ricordi questa mappa, Gippen?
Ah, è arrivato il custode, ragazzi. Facciamo l'inchino a Jippen. Per Jippo. Oh, ragazzi, non sapete quale onore avere Jippo qua in Lives. Jippo, allora, vedi che io stavo finendo di seminare il campo 4 che è qua vicino. Nel frattempo vado a prendere il rullo al concessionario che ho acquistato, perché così finiamo la lavorazione di quel campetto. Poi mi sa che dobbiamo far passare il tempo perché i contrattini sono finiti, sì. Se vuoi puoi andare a prendere il rullo con uno di quei mezzi russi, vedi tu. Tanto il rullo è piccolino, lo puoi prendere con qualsiasi mezzo. Ragazzi, è arrivato il nostro super mega spadaccino. E ovviamente a Maurizio dobbiamo anche lui. Oh, Maurizio ha fatto una live. No, Mauri, tu me lo dovevi dire. La miseria. Se meno male che Maurizio c'è, papà zumbe zumbe zum, Maurizio c'è, mezzumbe zum, Maurizio c'è, zum zum, Maurizio Max zumbe zum. Aspita, Maurizio, e tu niente di meno? Uai, non mi dici niente. E come, non mi sono arrivate le notifiche? No, non è possibile. Ah, Mirel, sì, ragazzi. Mirel, buongiorno. Mi sono ricordato, ciao. Mirel. Devi sapere che mo prossimamente su questa mappa qua devo fare devo usare un piccolo trucchetto per riuscire a guadagnare una piccola differenza di soldini. Cioè, devo creare un'altra farm e mettere i punti vendita, perché così facendo, se devo vendere qualcosina, le posso vendere, che sono le produzioni in effetti. E quindi io, quando faccio le missioni o se devo vendere delle cose a un prezzo decente, le vado a vendere stesso in queste cose qua, che poi in effetti è una mod che è uscita qualche settimana fa, e quindi da là, così facendo, si recupera qualcosina. E poi dall'altra parte, ad esempio, che ne so, le patate, e quello fa le patatine fritte, queste cose qua, così l'altra farm guadagna, e allo stesso tempo c'ho, diciamo così, rientra più o meno sempre qua. Piccolo trucchetto qua. Maurizio, Max, Luce, oh yes, e tu, sì, ma stamattina però, adesso manca la Eliza. Maurizio, ma dobbiamo convincere un po' Eliza, anche lei, andare in Lives, anche senza webcam, che almeno così diamo una mano pure a lei. A proposito, ma qua mo bisogna dare una mano a Maurizio, Max, ragazzi. Quindi sì, ragazzi, come sempre vi invito, arrivate a questo punto e andate nel canale di Maurizio Max, oh yes, e naturalmente lasciate un bel follow e soprattutto attivate la campanellina, perché altrimenti ci perdiamo le lives, ragazzi, ci perdiamo veramente the best of. Wow, Maurizio che va in live. Oh, sacrilegio, ragazzi. Non si può far.
quelli poi non dicono niente, perché dicono, vabbè, tanto chi è che viene a vedere le mie live? Ehi! Va un po' tutti quanti. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio! Come, mi è uscito scritto che hai giocato a Farming 22. Twitch Maurizio Max. Comunque, per chi non se ne fosse accorto, c'è anche Gippo qua in Lives con noi. Eccolo là. Un bello quel rullo. Sembra abbia una ciabattina. Ma forse è un effetto ottico. Ah, sarà Gippo, ma hai messo un'andana o qualcosa del genere? Notte siento Gipen. Notte scuccio. Hola, hola. Ho capito, Gipen si sta risparmiando alla voce perché deve fare la lives. Ah, yes, yes. No, non ti sento. Aspetta, allora facciamo una cosa. Andiamo su Discord, arrivato a sto punto, perché è importante tenersi in communication. Eh sì. Prima ti sentivo basso, cioè ti sentivo anche se basso, adesso un po' meno. Minus. Allora, ecco qua. Notte e scuccio. Qua mi sa che devo andare a recuperare un altro po' di semi. Gippo, se mi senti, se puoi andare su Discord, così eventualmente riusciamo a fare communication. Thank you. Ti senti? Yeah, finalmente, wunderbar. Allora fammi levare l'audio dal gioco, perché se no fa l'effetto loop. Ok. Oh, Gippo, ancora grazie per avermi onorato della tua presenza. Sento l'eco, però va bene uguale. Aspetta, allora disattivo la chat vocale. Perché c'è la chat del gioco? Sì, ecco qua. Oh, perfetto. Salva partita nel dubbio. Buongiorno a tutti comunque. Io ho detto Maurizio, ho detto un sacco di parolacce prima, ma non mi hai sentito. Meno male allora. Io nemmeno l'ho sentito, Maurizio. Allora qua ci vuole una bella cipolla qua per Gippo, eh?
Buongiorno Maurizio, buongiorno. E quello Maurizio qua avrebbe fatto scattare il ban, anzi il bar direttamente, l'offertorio al bar. Ballare il moderatore, no? Un moderatore, Io pure sono moderatore, capito? Però solo uno lo può fare. Certo. Una sola, quindi la Eliza. Quindi ragazzi, quando entra Eliza, mi raccomando, fatti bravi, pure tu Maurizio, quella Eliza, la Eliza tu la vedi così buona e tranquilla, ma quella se la fanno arrabbiare sono dolori di pens. Se non mi sbaglio sto rullo si attacca frontalmente, non vorrei sbagliare. Ne ho preso questo perché è più economico. Ragazzi, mamma mia. Eliza, buongiorno. Hai capito? Abbiamo fatto fischiare l'orecchia di Eliza ed è venuto in chat, ragazzi. Facciamo un grandissimo applauso alla nostra Eliza. Ci alziamo in piedi. Controlla quello che dicevamo prima di... Ci togliamo il cappello, noi siamo bravi, non ci bannare. ragazzi, seguite anche l'Eliza, mi raccomando, e soprattutto fate bravi con Eliza. Ragazzi, possiamo dire, questo canale può dire con grande orgoglio di aver nominato la Eliza come prima moderatrice, come prima moderatore ufficiale in la prima moderatrice del gruppo Zappa è stata nominata proprio in questo canale, ragazzi. Abbiamo avuto l'onore, il piacere, il privilegio di averla avuta come prima spadaccina, e quindi lei adesso si è guadagnato il grado di super generala. Bravo Maurizio. E io vado. Non è stato pattuito sta cosa, però grande Maurizio, perché ha capito che era il momento di richiamare la Eliza al dovere. Infatti lui, ecco, bravo Maurizio, bravo Maurizio, mi ha dato una mano, ha detto io alzo il volume così l'Eliza sente e dice andiamo a vedere cosa combinano. Oh ragazzi, mamma mia, why you, come si dice a Napoli, oh freedom goal, ragazzi, è arrivato sua maestà il Super Macho King, ragazzi. Il Super Macho King, che ovviamente lui in questo periodo si sta dedicando. Caffè patacca, il caffè che spacca. In questo periodo si sta dedicando a YouTube. E allora, se siete iscritti a YouTube, vi lascio il link del suo canale YouTube, che vi invito a seguire, ragazzi. Seguitelo anche su YouTube e soprattutto iscrivetevi al canale su Twitch, così magari lo facciamo ritornare anche un pochettino a giocare qua e ci viene a dare una manina ogni tanto, che lui in questo momento, in questo periodo si sta impegnando su YouTube. Andatelo a vedere perché è bravo. Ecco parreggio, parreggio si muleto, quando guida ce fa caputta, in Sara Gipen. Gippo, non so se l'hai sentito, ma è arrivato il Sara Gipen direttamente da Macho King, quindi è un onore. No, non l'ho sentito. È arrivato da Discord, non si sente. È arrivato un Sara. È arrivato un Sara Gippo, ragazzi, quindi. Grazie. Scusatemi se è poco.
abbiamo niente poco di meno che Gippo, ragazzi. Ma ormai tutti quanti ti conoscono come Sarra Gippen, quindi boh, cambieremo nome. Super Macho King, se vuoi puoi venire anche su Discord, ragazzuolo. Vieni così. Adesso si fa cambio mezzo e andiamo a prendere la Eliza. Ah, buono. A proposito di Brixia, non so se avete visto, ma praticamente ieri Brixia è entrata nella live di Arvid, se non mi sbaglio, e praticamente scriveva al contrario, no? E, e infatti e quindi quando poi sono andato a trovare Arvid mi ha detto praticamente che aveva scritto al contrario, no? Diceva non si sa se era posseduto, cosa ho detto, no, quello ogni tanto lui Brixia lui lo può fare. E quindi la cosa si impaia. A proposito, facciamo lo shootout anche a Brixia. Allora, Brixia, il comandante Brixia. Brixia 77, mi pare. Vediamo un po'. 76. Ah, 76, ecco, bravo. Ya, yeah, esatto. 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 Si può mettere pure davanti il rullo. Esatto, quindi in effetti questo qua dovrebbe essere il rullo proprio che ti permette, che viene utilizzato avanti, sì. Sì, però vabbè. È uguale, penso. Sì, che... sì, infatti io quando è stato o ieri o l'altro ieri l'ho utilizzato pure io così sulla parte posteriore l'ho trainato. Allora, vediamo un attimo che c'è da fare qua. Ok, rullo, quindi vado a prendere. Buongiorno a te, azienda, e ben tornato nel canale. Buona domenica e buona carica caffeina anche a te. Facciamo un bel applauso, grazie. Grazie alla mitica Eliza, ragazzi. Fate i bravi, mi raccomando, altrimenti ci scappa il bannaccio.
Azienda Agricola, ragazzi, andate a seguire anche il nostro amico Azienda Agricola SNC. Elisa, speriamo che non succeda come l'altra volta. Tanto io adesso già so quello che devo fare. Oh, alla faccia del bicarbonato di sodio. E c'era anche Macio 2 settimane fa, mi sa. Mamma mia, ragazzi. Risate. Che poi sono andato a rivedere anche il video. Non so nemmeno io come sono rimasto così tranquillo. Vabbè, sapevo che c'erano i super moderatori e quindi non mi sono creato il problema. Sì. Ah, hai ragione, giusto. Mamma mia, come va il tempo, ragazzi. Allora. Ah, sì. Mi ero già dimenticato quello che ero venuto a fare. Ma quando ci hanno attaccato i bot? Sì. Ma c'ero pure io. Bravo, sì. Se no che ho perso la cognizione del tempo, quindi... Io ho scritto 2 settimane la Lice, giustamente. Vedete com'è precisa Lice. La Elisa è come un orologio svizzero, è preciso, anzi è come un cecchino, è preciso, non sbaglia il tiro. Quindi fate i bravi o Elisa vi depenna. Esatto, ciao come la sigla del canale di Zappa Stort by Zappen Zappation. Facciamo questo esperimento e vediamo se ci fa fare la fertilizzazione al 100% qua a 100% o back con diciamo così, senza aver piantato nulla qua. Vediamo un attimo. Sì, quindi si può fare. Ottimo. Alla grandissima, carissima azienda agricola, ma hai già preso il caffè? Io, se vuoi, ti offro un grandissimo caffè di quelli che ti fanno praticamente sentire super energico, ed è questo qui. Caffè patacca, il caffè che spacca. Esatto. Se vuoi stare bello fresco e pimpante, il caffè patacca devi sorseggiare. E se non è caffè patacca, il sonno non lo spacca. Oh, ottimo. Ottimo ed abbondante. Ovviamente, ragazzi, azienda agricola SNC ha un gruppo Facebook, per chi volesse prenderne parte, lo può fare tranquillamente. Allora, ora metto un attimo il link del gruppo, così magari ci troviamo lì. Allora, azienda, andiamola a cercare. SNC, vediamo un po'. Eccola qua. Per chi è su Facebook vi invito a cliccare, ad andarvi ad iscrivere a questo gruppo, così magari ci incontriamo anche là e facciamo anche un po' di taratata pubblicità. Non ti preoccupare, in questo canale si può fare tranquillamente
lo sponsor, la sponsorizzazione proprio i canali, ovviamente. Lo streamer, ecco, bisogna. Buongiorno ragazzi, tutti in piedi, alziamoci in piedi, presidentissimo. Grazie. È arrivato il presidentissimo Zappa. Ah, buongiorno. Presidentissimo, se vuoi puoi venire anche in vocale su Discord. Ragazzi, grazie ancora Mascio, rifacciamo un attimo lo shootout a Mascio, mi raccomando, andate a seguire il canale di Super Macho King, rimettiamo il link. Oh yes, oh yes. Buongiorno. Buongiorno. Oppo pacco. Mi è zumpata una orecchia. Tipo, ho messo qualche mod in più per stasera. Quante? Quante per l'esattezza? Due. Uno o due, aspetta, non mi ricordo. Uno o due in destra. Ho messo una per scaricare quelle dei tab stamattina. Due. 200 o 2000. Sì, ma quelle si possono scaricare finché non c'è ni... No, no. Sento... Sì, vabbè, ma sono veloci, sono piccoli, sono piccoli. Sono solo 106 mod, dai. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio, qua ci vuole. So praticamente quando stiamo per finire il gasolio che te suona e te lampeggia che te finisci il gasolio e il piano di lavoro, son cavolo, voglio vedere un attimo se riesco a trovare sto piano di lavoro per capire com'è fatto, ma ah, no? Però te posso dire una cosa, Dab, dopo quasi due anni, tre anni che lo conosco e ci gioco insieme, l'altro giorno mi ha detto: hai messo una mod che mi piace su 106. Non ci posso credere, come direbbe chi è? E Aldo Giovanni e Ciao. Non ci posso credere. 106. No, ah, ecco. Su 106, su 106 cose mi ha detto che una gli piace. Si fatto. Ciao azienda, ciao Marco, no? Ciao Maurizio. Ciao Elisa. Ho aperto sulla chat, scusate. Ragazzi, oramai dovete sapere che Zappa, il presidentissimo, anzi super presidentissimo, quando entra lui si annuncia con il suo sound alert, quindi si fa il chiama il picchetto d'onore e poi dice: ragazzi, suonate, e allora arriva la banda e tuts la Zappa storta. Ragazzi, ma fa bene, eh. Oppala, vai Cipen. Quanto sono arrivato ieri sera dice un compleanno, gli ultimi compleanni erano tutti finiti alle 10 e mezza, questa a mezzanotte è finita. Ah, in orario. E c'hanno solo 10 anni. Ah, però figurati. Noi a mezza, io arriviamo la mattina. No, a parte che noi siamo ritornati a Roma e siamo fermati lì, però comunque ecco fatto. Comunque per il caffè Maurizio ho già pensato anche il jingle pubblicitario, quindi prossimamente uscirà anche caffè Maurizio insieme a caffè Moreno. Non si vede. Ah, si vede, vedi le strisce. No, la visuale, se faccio quello che sta facendo adesso non lo vedo bene, invece dall'altra parte si vede meglio. Ah. Dovete cambiare coltivatore. Allora Cippo, se devi venire qua, vedi dove sto io. No, ma infatti mo vieni su, faccio prima al lato questo qua che... Ah, ok. Oh, però la fertilizzazione l'ha presa. Sì, 100%, caspiterina. Zappa, hai capito? Non so se eri tu o qualcun altro. Qualcuno mi aveva accennato che la fase di fertilizzazione
anche se io l'ho fatta, premetto, l'ho fatta dopo arato, poi ho seminato e poi dopo ho ridato, sì, rullato, ho dato anche la seconda mano di fertilizzante, e qua mi dà il 97, quindi l'ha presa la seconda parte fertilizzante, anzi 100%, sì, confermo. E bonus alla resa 95-96. Ora, se rulli dovresti arrivare a 100. Eh sì, 98, ottimo. Anche perché non ho ancora fatto la passata di calceviva. Quindi, può darsi che al prossimo passaggio con la calceviva dovrei raccimolare, prendere un'altra percentuale qua. Comunque, grazie ai tuoi consigli, ovviamente, anche a quelli di Jason, diciamo... Sto migliorando tantissimo. O presidente Jason. Jason, ragazzi, che personaggio. Un saluto a Jason. Non... Ci manca Jason. Sì. Purtroppo non ha... No, ma ci ho parlato anche un po' di tempo fa, mi ha detto non ce l'ha, cioè c'ha tanto da fare quel lavoro. Mi pare che hai capito che dovrebbe aver cambiato anche lavoro. Ah, vabbè, speriamo di riaverlo magari anche per scambiare due chiacchiere. Ha detto se quando ci riesco, vi trovo in live o comunque ti trovo su Discord, mi fermo a fare due chiacchiere. Va bene, va bene. È sempre aperto il portone. Infatti, no, anche perché ti ho detto, lui anche su 22 mi ha dato un sacco di consigli utili, ad esempio l'acquisto dei mezzi usati. Lui mi disse che conviene più acquistare le attrezzature usate che i mezzi, perché a volte i mezzi vengono invecchiati o resi meno performanti, e quindi pure per questo motivo qua, quando acquisto un mezzo guardo bene l'età. Ma scusate un attimo, voi della chat che siete lì, qualcuno ha provato la mod del grasso? La mod del grasso tab, installato, sì. La mod del grasso, niente, che fa? Ingrassando gli attrezzi e i mezzi, sì. Prende, li rende, li fa invecchiare meno, li fa rompere meno. Caspiterino, e questo è un must have, speriamo. Ma questo è compatibile anche per console, magari. Ciao Mary. Ah, devo vedere. No, è che quella sicuramente la utilizzerò, perché i mezzi non vorrei invecchiare troppo. Non riesco ancora a capire come si usa, perché ora l'ho messa sulla mappa questa nuova che giocheremo stasera, stasera metto il forse io e Gippo, perché sarà la mappa solo dove ho pagato e mi ho pagato il season pass e usamelo. Buonanotte, no? Effettivamente è ancora nativo. Eliza, guarda bene i lavori. L'ho scaricato? Non l'hai scaricato tu? No. Aia. Scarico, perché non puoi entrare stasera. Mo lo scaricheremo. Ho lasciato. Zappa, ho lasciato il trattore con la targa Eliza a bordo campo, perché lei è la controllore, è il controllore, quindi sta osservando i lavori. Eliza, buongiorno, facciamo l'inghino. Olè, olè. Orsacciotte. Giriamo, facciamo il ballo dell'orsacciotte. Non ci bannare. Scusami Zappa se ti ho interrotto, ma... Oh, truco. Dai, per la tua, figlia mia. No, ti ho interrotto mentre stavi parlando, quindi ti chiedo scusa, sono risultato non corretto. Oh, però col rullo, Gippo, ma con te il rullo funziona e con me no ieri, ma guarda un po'. Ah, ecco, vedi perché c'è scritto Zappaland dietro il trattore. Ah, hai capito Zappa? Il rullo si è messo a disposizione. È partito su. E niente di meno, sta ruotando anche nel senso opposto. Vabbè, è normale, così toccava anche dei semi. Eh sì. Anche dei danni almeno. Mi hanno dato delle cosine da controllare. Ah,
se ci prendiamo. Ecco qua. Nel carrello fermo e quello. Tutto su. Sì, grazie, Jeep. Big page. Esatto, il big page mi piace così. Sì. Questo facciamo il big page. Oh yes, oh yes. Jeep, lo vuoi portare pure vicino al alla dove si lava là, all'autolavaggio qua, vicino all'idropulitrice. Dove sta? Che sta vicino al garage. Che così, visto che vieni con me e io. Vieni con me e io. Alla zappa, l'anno viene a pressarmi e io. E ne vieni con me. Grazie. Parecchi manco lo sanno che roba stiamo a piantare. Vabbè. Allora, ragazzuoli, io direi intanto di approfittare per ringraziare Gippo per essere riuscita ad entrare nella partita. Ovviamente adesso osserveremo mentre lui lo lava il mezzo. Siamo a settembre, qua c'è il raffreddore. Allora, approfitto per ringraziare tutti quanti voi che siete accorsi stamattina. Ringrazio Gianne86 per il follow al canale, ringrazio Aleasso, ringrazio il presidentissimo La Zappa Storta, Gippen alias Sara Gippen, ringrazio ancora, vediamo se mi ricordo, ringrazio Pitti Dai, ringrazio ancora, e mo qua me lo devo andare a vedere, Elisa, ecco, ringrazio ovviamente i moderatori, non si dà mai nulla per scontato, ringrazio Maurizio Max, Azienda Agricola, chi altro è passato, ringrazio tutti, Aleasso, allora ragazzi, adesso vediamo un attimino chi c'è in live e facciamo il raid. Dove lo lascio sto rullo? Lo puoi lasciare anche così attaccato al mezzo, anzi se lo inserisci nel capannone là mi fai una cortesia. Allora, ecco il capannone grosso, grazie. Allora ragazzi, in questo momento c'è l'amico Wopparan71. Allora ragazzi, io approfitto per ringraziare ancora una volta tutti quanti voi, ringrazio tutti, ringrazio voi che avete guardato questo video in diretta, ma soprattutto ringrazio voi che avete guardato questo video in replica qui su Twitch. Ovviamente se volete riguardarvi questo video su YouTube lo trovate, lo troverete martedì alle 12. Mi sono dimenticato di ringraziare anche Super Macho King, ovviamente anche Azienda Agricola, ecco. Allora ragazzi, adesso facciamo il raid a Wopparan style. Wopparan 71, vi chiedo la gentilezza di restare in live ovviamente, e così gli facciamo il raid, e per chi non lo seguisse vi invito a seguirlo. E allora ragazzi, andiamo a vedere Sara Gippen. Thank you so much everyone, eccolo qua, grazie Gippo, thank you so much, grazie mille a tutti, è stato buono a you. Buona domenica e buona continuazione a voi che state guardando questo video in replica. Ciao a Yuri. Ciao a tutti. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono lo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.